Come di voi ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso di X. Siamo arrivati di fronte all'entrata di un dungeon innevato, mentre nello scorso episodio abbiamo affrontato il Monte Vampa con Moltres. Logicamente, come potete intuire, all'interno di questo dungeon ci sarà ovviamente anche un boss, siamo ancora in fuga e la musica che sentite ora è il remix di quella della fuga. Cioè è remixata per essere adattata a questa zona nello specifico. Purtroppo la scorsa volta siamo morti, quindi abbiamo potuto vedere come poter perdere una cosa come 2000 pokemonete in un secondo. E nell'episodio di oggi speriamo che non succeda, anche perché ho preparato una cosa come 10 rivetti al semi, quindi scordatelo, non succederà mai più. Quindi vi ricordo come al solito che in descrizione vi lascio tutti i link utili, tra cui playlist e logicamente anche link per acquistare tutto quanto. E noi andiamo immediatamente nella foresta glaciale. Allora, la foresta glaciale, cioè stiamo iniziando già malissimo, è un dungeon difficile sotto tanti punti di vista, perché non ci sono soltanto logicamente Pokémon di tipo ghiaccio, no, ci sono Pokémon anche di tipo acqua, quindi diciamo che per noi, che teoricamente siamo Pokémon, io perlomeno, di tipo terra, non è il massimo. Potrebbe significare andare KO molto, molto facilmente. Comunque questo dungeon, bene o male, me lo ricordo abbastanza bene. Siamo preparatissimi perché il ghiaccio è debole anche al fuoco. Io ho preparato, come vi ricordo, un fantastico lanciafiamme. Oh no, Furret sa fare... Oh no, sa fare a rotola. Nel frattempo Azuril on fire, tipo schianto 40, va bene, un sacco di danni. Ah, Furret dovrebbe andare, sì, ovviamente KO. Ah, Pikachu, pensaci tu perché sei super efficace, dovresti fare un sacco di danni. Perfetto. Allora, vediamo un po' questo dungeon cosa ci racconta, cosa ci dirà, perché ci farà vivere ovviamente un altro po' di avventura. Esattamente come il Monte Vampa, un'avventura sicuramente difficilissima che ci mette davanti le scale. Complimenti, gioco. Cioè, ok che è a caso, però è illegale sta cosa a volte. Allora, io scendo. Ok, perfetto. Siamo pronti per massacrarlo. Perfetto. Cioè, pulito pulito, breccia, fa sempre il suo sporco lavoro. Mi ricordavo esageratamente bene, quindi, che avrei fatto bene a tenere breccia. Cioè, avevo questo presentimento, non lo so, tipo mi sono ricordato, ho detto forse è meglio se tengo breccia. E così è stato. Sarebbe stato tra l'altro bellissimo avere l'oggetto che ti segnala subito la presenza delle scale, ma non si può avere tutto dalla vita. Andiamo a lanciafiamme, quanto danno gli fa? 35. Ma oddio, lui fa vento gelato che sì, fa danno, ma cioè un danno molto abbordabile onestamente. Ah, Pikachu era diventato un attimo più lento. Ok, non me ne ero neanche accorto, figuratevi. No, per favore, lasciami in pace. Eccala. Speriamo che attacco rapido di Pikachu sia, ecco, utile. Ma perché fa così tanto danno questo Azuril? Cioè fa veramente danni, ma danni atroci. Oh, si sale, questo è Pikachu. Dovrebbe salire al 17. Ok. Non capisco perché Cubone stia salendo così in fretta rispetto a Pikachu. Nel senso, non è che ha molto senso come mossa. Ok. Perfetto. Cioè, nel senso, l'exp che richiedono mi pare che sia comunque quella. Cioè, entrambi starter. Allora, potrei fargli... Ma facciamogli breccia. Doccia scudo. Ma ci pensate che io non mi ricordo il typing di Azuril? Cioè, ho fatto lanciafiamme e ho detto non so quanto sia... No, ho missato. Non so quanto sia comoda come mossa, sai, no. È tipo acqua. Mi dice che è neutra. Dovrei guardare bene. Oh sì, Baccarancia. E nel frattempo si schizza direttamente al quinto piano. Oh no. Oh no. Il mio acerrimo nemico, no spas. E poi c'è Pikachu che fa l'acerboso.
No, aia. Vabbè, oddio, mi ha corretto un attimo il tiro perché non mi ero accorto che qua ci fosse una stanza. Oh no, oh no. Te lo scordi? Da quando ha attacco rapido Pikachu? Fa male. Cioè picchia, però lo usa in maniera, a mio parere, sbagliata. Cioè lo usa troppo. Sì, vabbè, scintilla. Ridicolo, sì, ridicolo. Perché fa così poco? In questo gioco fare il riposo è la cosa più stupida che tu possa fare, ve lo garantisco. Ha fatto rafforzatore anche prima, probabilmente. Mi sono distratto un attimo. Ma sassata 20. Un buon danno. Vediamo cosa c'è qua. Evita il semi mini. Sì. Che succede? Qualcuno si è intrufolato nella foresta. Sarà per questo che i venti gelidi si sono indeboliti? Bisogna intervenire. La foresta va protetta. Cioè? Cioè, grazie di questa interruzione momentanea, ma come mai? A cosa devo l'onore? No, Pikachu, basta, non te li prendi più i soldi. Hai rotto. Cioè, ok che siamo veramente in un periodo oscenamente di povertà. Cos'è? Ma no, era ditto! Era ditto! Sarebbe stato bello reclutarlo. Aia. Aia. Vabbè, sono anche confuso. Cioè, altro? Mi volete mettere qualche altro status? Ha fatto giusto in tempo a finire resistenza, che Pikachu gli ha fatto tanto di quel danno. Che bello il fatto che non mi possano fare nemmeno tuona onda. Ah, c'è un Pokémon che sicuramente se ci insegue è un grande classico. Oh no, sono lento. Sono dannatamente lento. Baccarancia. Nice. E si va al piano successivo, piano 7. Ah, questo dungeon sta andando un po' meglio dell'altro. È un po' meno massacrante da questo punto di vista, dai. Mighty Yena? Sei serio? Qua c'è un piano. No, non c'è niente. Oh no. Oh no. Due per volta. E poi c'è Pikachu. Tieni Pikachu, vai avanti. Messaci tu. GG per Pikachu. Come al solito si rivela un ottimo Pokémon. Mi ha fatto proprio bene a reclutarlo. Cioè, a prenderlo come starter. Cioè, boia. Aspettiamo che cambi zona. Ok, ok. No, mi ha visto. Come ha fatto a vedermi questo Nosepass? Allora, abbiamo ufficialmente finito i PP di Breccia. Ma vabbè. Comunque, oh, Blaccio Erboso, tipo, non mi aspettavo per niente che fosse una mossa così forte in questo dungeon. Si è rivelata una bomba incredibile. Ma dov'è? Dov'è? No, 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 no. Ehi, dobbiamo mangiare anche una pesca. No, neanche una pesca, che sta di. Sei serio? Quanto mi dà? Due, mi dà due di pancia. Non ho qualcosa che mi dia pancia. Ma scusa, cioè fa niente, tipo muoio e amen, ho revita seme. Mi fa respawnare con la pancia piena. Credo, eh. Vabbè, ci ha già pensato Mighty Yena. Revita il seme. No, non mi fa spawnare con la pancia piena. Incredibile. Avevo una convinzione sbagliatissima.
Cioè mi detona. Assurdo. Come faccio adesso? Cioè va bene, salgo di piano. Però è tipo una corsa contro il tempo e contro gli oggetti. Oh, uno trova la soluzione perfetta per sopravvivere nei dungeon e gliela tolgono. Cioè, ma porca di una miseria. Mi ha anche dato un po' di pancia. Lol. Lo attiro io. Cosa posso mangiare? Siamo a base, dai. Cioè, vedi, non ho portato cibo. Sono stato uno sciocco. Vabbè, almeno mi dà una banca arancia. Piuttosto che prendere quegli oggetti, eccetera. Poesia, poesia. Siamo già arrivati. Siamo già arrivati. Dammi 8000 mele. Tutte me le devi dare. Ok. Allora, depositiamo la bacca pesca, che tanto, cioè, mi immagino il grande avvelenamento che possono fare in questo dungeon. Bene. Proseguiamo. Altopiano glaciale. Che bel nome. Bene. Pikachu con l'acerboso è incredibilmente utile in questo dungeon. Cioè, LMVP, punto. Chi c'è qua? Ok, di nuovo Rhyhorn. Che bello quando fa le mosse due volte. Vai, Pikachu va a prendere le monete, grande classico. Oh, Lyron. Che bello. Velo difesa. Carino. Sì, curiamolo prima che dobbiamo... Siamo costretti a usare un Revital Seme. Frana. Leggermente OP come mossa. Allora, qua non c'è quello che speravo, quindi eviterei di far entrare Pikachu qua dentro perché si attacca come... come la peste ai nemici. Chi è? Oh, Metang. Non fa in tempo ad avvicinarsi. Classico. Adesso me la dai la mela. Bello. Adesso. Boh, Pikachu on fire. Distrugge qualsiasi cosa. Spostiamoci. Lo sapevo che c'era una trappola lì. Cioè, come ho fatto? Incredibile. LOL, si è paralizzato. Ma ci credete che è tipo la prima volta che lo vediamo? Incredibile. Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì, sì, si sale. Ah, così, subito. 73. È indecente, non è neanche stabbata come mossa. Chi c'è? C'è qualcuno, c'è Metang, ok. Beh, ciao bello. Vediamo qua. Qua c'è una stanza. Poche dollari. Che mi sta anche bene, ma tanto in questa fase del gioco i soldi... grande punto di domanda. Oh no, è quel genere di dungeon. Oh no. È quel genere di piano. Oh no. Ok, arrivati. Pronti. Ma quanto è lungo l'altopiano glaciale? Vabbè, c'è Pikachu che one shotta. Che indecenza. Ok, 21. Non male. O Somerang? Sì. Allora, fino a 10 caselle. Inarrestabile. Ed è pure... cioè, fa due volte. A posto di ossoclava. Può fare tentennamento, però. A posto di rocciotomba? No, al posto di ossoclava. O Somerang in questo gioco è rotta. Cioè, è proprio OP, nel senso, le mosse che fanno multi-hit in sto gioco sono rotte. Rotte, ve lo garantisco.
Eccolo qua. Siamo arrivati. Aspetta, vediamo, ma è tutto a posto qua? Vabbè, tolto me che, vabbè, lancia fiamme. Ma mi sembra che siamo entrambi messi bene. Saliamo. Eccoci arrivati. È esattamente quello che pensate. È già da un po' che camminiamo. Superato questo punto dovremmo essere fuori. Avanti, manca poco. Eh? Hai detto qualcosa? No, assolutamente. Che strano. Il fatto è che mi sia parso di sentire una voce in lontananza, ma forse me la sono immaginata. Tornate indietro. Da qui non passerete. Chi c'è? Chi ha parlato? Non vi permetterò di andare oltre. Tuttavia, se vi ostinate a non voler tornare sui vostri passi, proseguite pure. A vostro rischio e pericolo. Che luce! Il riflesso del ghiaccio accecante. No, vabbè. Spettacolo. Bellissimo, Articuno. Il mio nome è Articuno, sono il custode del gelo. Chiunque minacci la pace della foresta verrà annientato dalla mia collera. Si compia dunque il vostro destino. Fantastico, fantastico, vi dico. Ok, è arrivato il momento di massacrarlo. Vento gelato, fa un male cane. Ma mi interessa poco, perché comunque Pikachu ha esattamente la mossa che voglio fare subito. Io inizio a spammare rocciotomba. Così iniziamo un po' a sistemare per le feste quest'Articuno. Polneve, ha fatto malissimo. Però usiamo un Revital Seme. I danni che stiamo facendo sono eccezionali. Geloscheggia. Allora, ma noi siamo ignoranti e ce ne freghiamo. Ah, ma abbiamo usato il turno di Pikachu? Cioè, abbiamo usato il turno di Pikachu. La velocità di Articuno è tipo al minimo. Ma io proverei. Quanto fa lanciafiamme? 31. Allora, non ha senso rischiare. Quindi direi che facciamo semplicemente lanciafiamme. E mi sa comunque, vabbè. Il Pokémon viene congelato e non può eseguire alcuna azione. Il ghiaccio si scioglie dopo un po'. Se il Pokémon subisce una mossa di tipo fuoco. Vabbè, anche se andiamo KO è indifferente. Cioè abbiamo. Abbiamo appunto il Revital Semi. Si è scongelato, ottimo. Vabbè, rocciotomba, vai. Tanto il danno è quello, da quello che sto vedendo. Oh, doppio! Ma adesso io farei breccia. E fa comunque un buon danno. Sconfitto. Revital Seme is the way. Beh, il piccione è morto. Ti prego, Articuno. Per proseguire dobbiamo attraversare la foresta. Non abbiamo scelta. Ti supplico, lasciaci passare. No, non posso farlo. Perché? Perché non possiamo passare? Perché ho il dovere di proteggere il gelo che regna su questa foresta. E negli ultimi tempi la temperatura di questo luogo è notevolmente aumentata. Aumentata? Ma se fa un freddo micidiale. C'è qualcosa che perturba le correnti gelide della foresta. E la neve ha cominciato a sciogliersi. Mai in passato le nevi di questo luogo si erano sciolte. Mai, sino ad ora. Ora, cioè quando avete fatto la vostra comparsa. Non ho dubbi che siate voi la causa di tutto. Non c'entriamo nulla, è solo un caso. Ascolta, devi crederci. Non è colpa nostra se la neve si sta sciogliendo. Le catastrofi naturali si stanno verificando ovunque. Non solo qui. Se i venti non sono più gelidi come prima, non è certo perché noi siamo qui. E queste sarebbero le vostre ragioni. Perché dovrei credervi? Le vostre parole non hanno valore per me. Rassegnatevi a fronteggiare la mia ira. E compare Absol.
Absol. Non stanno mentendo. Le calamità naturali stanno causando problemi ovunque. Dunque è vero. Non ho dubbi. Io ho la capacità di presagire le catastrofi. Quelle che si sono verificate di recente sono anomale. Non avevo mai avvertito nulla del genere. E così queste calamità stanno perturbando la pace del mondo intero. Capisco. Bene, voglio credervi. Potete passare. Grazie Articuno. Ma ho una condizione. Dovrete porre fine a tutte queste catastrofi. Non deludetemi. Promesso, conta pure su di noi. Ci è mancato poco. Grazie. Ci hai salvati. Non ringraziatemi, non c'è tempo da perdere. Bisogna andare a trovare il modo di arginare questi disastri. Se non agiamo subito, gravi sciagure potrebbero abbattersi su di noi. Me lo sento. I presagi sulla terribile potenza di questa calamità sono chiari. È talmente preoccupante da spingermi fin qui. Credo che sia saggio unire le forze. Verrò con voi. Cosa? Ma dici sul serio? Certo. La collaborazione è la chiave per porre fine a questa calamità. Metterò la mia forza al vostro servizio. Grazie, Absol. E Absol a livello 28 si unisce alla squadra, che conosce anche la specialità piano piano. Lit. Perfetto. Sono contentissimo che si sia unito. E così, dopo aver superato la foresta glaciale, la squadra di Frozen continua la sua marcia verso nord. Più si spingevano verso nord, più il viaggio si faceva difficoltoso. E tutto il cammino si faceva lungo e fitto di peripezie. Questo sentiero ghiacciato sembra non avere fine. Camminiamo da ore ormai. Anche Pikachu sembra esausto. Abbiamo intrapreso questo viaggio dando il tutto per tutto. Mi chiedo come andrà a finire. Stiamo davvero facendo la cosa giusta? Che freddo insopportabile! Qui c'è solo neve a perdita d'occhio. E il paesaggio non cambia davvero mai. Staremo davvero avanzando? Frozen, stavo pensando. Ora sì che ci troviamo in un posto dove nessuno potrebbe mai raggiungerci. Ho la sensazione che non arriveremo mai da nessuna parte. E ormai sono a corto di energie. Che cosa ne sarà di noi? Ma non preoccuparti, ce la faremo. Sì, hai ragione. Non ha senso gettare la spugna adesso, dopo tutto il cammino che abbiamo fatto. Scusami. Per un attimo lo sconforto ha avuto la meglio. Ho fiducia in te, per questo sono qui al tuo fianco. E lo sarò sempre. Ti seguirò ovunque tu vada, è una promessa. Già, Pikachu ha una fiducia incondizionata. Non posso deluderlo. Devo credere di più in me stesso. Che succede? Cos'era quel sussulto? Ah, mi gira la testa. Qualcosa non va? È così. Alla fine sei arrivato fin qui. Una voce? Qualcuno mi parla? No, non è Pikachu, la voce è diversa. Eppure mi suona familiare. Oi, Gardevoir. Finalmente. Sei arrivato. Ti stavo aspettando. Gardevoir? Sono così felice. Finalmente ci incontriamo. Ma cosa? Cosa c'è che non va, Frozen? Che stai dicendo? I tuoi compagni non possono vedermi. Solo tu puoi farlo. Oltre a questo cammino innevato, troverete una catena di irte montagne, tra le quali svetta il Monte Surgelo. Sulla cima ci vive un Pokémon chiamato Ninetales. Ninetales? Sì, è in attesa del vostro arrivo. Siate prudenti. Ma aspetta. Insomma, ma che ti prende? Che succede? Hai visto qualcosa? Ok, eccoci arrivati. Ovviamente stiamo raccontando agli altri. Ah, ora capisco, è apparsa Gardevoir. Ora si spiega perché avevi lo sguardo perso nel vuoto. Quindi Ninetales esiste davvero, non è solo una leggenda. E per raggiungerlo bisogna entrare e arrivare fino alla vetta? Frozen. Sono commosso, è bello vedere che i nostri sforzi non sono stati vani. Presto incontreremo Ninetales e sapremo tutta la verità. Finalmente potremo fare chiarezza sul tuo conto. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, andrà tutto ok. Capisco che l'idea di incontrare Ninetales ti faccia un po' paura, ma so qual è il pensiero che ti sta ronzando anche in testa. Se fossi proprio io quell'essere umano che ha abbandonato Gardevoir, la tua angoscia è comprensibile. Però ti preoccupi davvero per nulla, io non ho dubbi, non sei tu. Beh, mi pare ovvio, no? Devo ammettere che in passato ho un po' dubitato di te, ma ora non più, e sai perché? Beh, in realtà non lo so neanch'io.
ma ora non ha importanza. So che hai un cuore d'oro. Sai, quel giorno quando ti incontrai nel Bosco Fiorito era un giorno importante. Era il giorno in cui avevo deciso di formare una squadra. E riflettendoci ora, ho vertuto come una presenza speciale. Curioso, no? Ad ogni modo, credo in te. E quando arriveremo in cima a questo monte scopriremo tutta la verità. Avanti, non ci resta che un ultimo sforzo. Ultimo sforzo che faremo, ragazzi, nel prossimo episodio, perché adesso facciamo un ultimo recap finale di quello che sta succedendo. Allora, in sostanza, siamo arrivati di fronte al dungeon che contiene, teoricamente, il buon Ninetales, che ci racconterà un po' tutta quanta la storia, tutto quello che è successo davvero. Quindi, finalmente, avremo modo di capire un po' cosa tutto diamine è successo, perché ce l'hanno con noi. Insomma, avete capito un po'. Nel prossimo episodio quindi andremo avanti veramente tanto nella storia. In realtà siamo a buon punto. Penso che con questo ottavo episodio ne manchino 4 e finiremo la storia principale. 4-5 episodi e finiamo la storia principale. Poi logicamente ci saranno, penso, un'altra decina di episodi dedicati al post game, perché prima della fine di questo let's play ci sono ancora un po' di cose da fare. Tra l'altro Animal Crossing esce ancora tra un pochino, quindi abbiamo tempo per fare le cose con calma. Più che altro vorrei finire entro questa settimana la storia principale, ma penso che appunto mercoledì, giovedì avremo già finito tutto quanto. E poi successivamente ci occuperemo fino a metà settimana prossima degli extras per quanto riguarda questo gioco, perché vorrei un po' reclutare tutti i leggendari e farvi vedere anche un po' di cosette mica male. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi aspetto nel prossimo episodio che sarà veramente importante per la storia, quindi non mancate. Vi invito nuovamente a guardare la descrizione, vi sono tutti i link utili. Vi aspetto ovviamente nel prossimo episodio. Alla prossima!